Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e oggi ti voglio parlare di quando mi hanno rubato o clonato il mio negozio su Shopify. Se già mi segui, sicuramente saprai che io lavoro più che altro con eBay e con Amazon nel dropshipping, però non disprezzo Shopify. E appunto qualche mese fa ho fatto un investimento test, di cui ho parlato anche in un altro video che lascio in descrizione, dove ho comprato un negozio Shopify pronto all'uso, con tutto ciò che, di cui già aveva bisogno. E quel test è andato abbastanza bene, ho portato profitto, vendevo anche abbastanza bene, solo che è successa una cosa dopo un paio di settimane. Dopo un paio di settimane un ragazzo che conoscevo, che per l'appunto mi aveva venduto il negozio, mi ha mandato un messaggio dicendomi: "Ah, ma è tuo questo negozio?" e incollandomi un link. Andando a vedere quel link che mi ha incollato, ho trovato un negozio tale e quale quello che avevo io, con lo stesso prodotto, la stessa grafica, lo stesso nome, le stesse scritte, le stesse pagine, era copiato punto per punto. Avevano leggermente storpiato il nome per prendere il dominio, aggiungendo una lettera. Ora, il problema, noi sappiamo che nel dropshipping si copiano i prodotti, si copiano i competitors, però una cosa è prendere gli stessi prodotti, trovare gli stessi prodotti, ma un'altra cosa è copiare una grafica, copiare un nome e copiare delle scritte che hanno comunque una proprietà, perché se io ho un'azienda, metto un sito, metto una grafica, metto un logo, non puoi più copiare il logo, non puoi copiare le scritte e l'intero sito tale e quale, perché stai infrangendo una proprietà intellettuale. Ora, sono sicuro che questa cosa sia più comune di quanto si pensi sia capitata a molti di voi, o comunque se non vi è capitato potrebbe capitarvi. Quindi in questo video voglio spiegarvi cosa ho fatto e come ho risolto questa situazione. Prima di tutto però vorrei partire dal presupposto che tutto quello che puoi fare si dà forza se hai un'azienda correttamente registrata, perché prendi un'immagine più forte e soprattutto puoi agire in modi che non puoi agire se sei semplicemente un individuale, se non hai nulla di ufficiale, ok? Ora, io cosa ho fatto? Prima cosa sono andato ad analizzare questo sito e ho cercato nella pagina contatti un contatto, un numero di telefono che non ho trovato. Quindi ho trovato semplicemente un'email informazioni, che tra l'altro era uguale anche alla mia email, solo che cambiava il dominio, ma va bene, lasciamo stare. Ho quindi scritto un'email a questa pagina di informazioni, a queste mail di informazioni, dicendo appunto che il sito era stato copiato, che infrangeva una proprietà intellettuale ufficialmente registrata, che in realtà non era ufficialmente registrata, però comunque c'è il nome della mia azienda, il dominio era registrato il nome della mia azienda, e quindi non puoi copiare tutto per tutto. E ho inviato queste email. Dopo circa 12 ore mi ricevo una risposta. Io sinceramente pensavo di non ricevere nessuna risposta, che solitamente ti ignorano e basta. Dove mi si chiedeva, cioè, mi si chiedevano prove a me dell'ufficialità della proprietà di quel sito, cioè mi hanno copiato il sito e chiedevano a me le prove che quel sito era registrato, cioè una cosa assurda. Quindi, cosa ho fatto? Ora, per chi sa, per chi vede il mio canale, sa che io sono un fan dell'LTD in UK e ho quel sito registrato sotto nome di un'azienda UK, un'LTD, dove la burocrazia comunque è molto più snella rispetto all'Italia e si possono fare molte più cose dal computer e da remoto, come per esempio le querele e denunce. In UK non è bisogno, se devi fare una denuncia, di andare alla stazione di polizia, presentarti, fare tutta la fila che sicuramente conoscete per le denunce qui in Italia. Se devi fare una denuncia, questo vale per le frodi online, che okay? Non so se è possibile anche per crimini normali, ma mi sembra che sì, perché c'è l'opzione.
se devi fare una denuncia comunque per frodi online, puoi farlo direttamente sul sito della, su uno dei siti della polizia inglese dedicato a questo tipo di cose. E quindi io sono andato in questo sito della polizia e ho fatto un esposto ufficiale. Ti chiedono nome e cognome, il tipo di danno, di spiegare il tipo di danno subito e la maggior parte delle informazioni. E una volta fatto questo, ti mandano il PDF di conferma di ricevuta o di conferma comunque denuncia via email, che puoi scaricare. L'ho scaricato e ho risposto a quell'email: guarda, questo è un ultimo avviso, ho già proceduto a fare un esposto ufficiale presso le autorità inglesi, dove è registrata l'azienda proprietaria del marchio e proprietaria del dominio originale, e presto verrà fatta anche in Italia. A quell'email, a quanto pare, quell'esposto ha funzionato. La persona dall'altro lato del sito ha risposto scusandosi e dicendo di fermare tutto perché avrebbe chiuso il sito. Quindi a quel punto ha fatto chiudere il sito. È stata la storia di quando mi hanno copiato il sito. E vorrei darvi alcuni suggerimenti, ecco perché è molto importante quando fai e-commerce, dropshipping o in un'unità su qualsiasi tipo di attività, registrare un ente ufficiale, anche per darti un'immagine forte, per darti serietà e per poter fare anche cose con una querela sotto il nome dell'azienda. Quindi anche per questo io consiglio di registrare le LTD UK, anche se le tasse non le paghi UK, perché magari vendi in Italia e se si vende in Italia, però c'è una burocrazia più snella su determinate cose, come per esempio appunto le denunce o la gestione delle LTD online. Quindi se vi copiano il sito, quello che dovete fare, vi consiglio di procedere in questi passi. Prima contattate chi vi ha violato il vostro sito e chi ha copiato il sito, cercate un contatto e vedete se avete riscontro. Se non vi danno riscontro, procedete in maniera ufficiale e mandate però quella copia, perché ovviamente anche se procedete in maniera ufficiale, la polizia, prima di procedere, magari passano anni, mesi o magari non vi aiuterà mai, sapete benissimo come funziona. Però scaricate o comunque allegate la documentazione creata e mandatela. Questo vi può servire per persuadere chi avete dall'altro lato. Fatto questo, potete anche agire in maniera più forte. Ad esempio, se avete un e-commerce, un brand forte che vi fattura e sta andando bene, quello che vi consiglio io è di registrare il trademark, registrare il copyright. Se vendete nel Regno Unito, se siete nel Regno Unito, potete registrare facilmente un trademark online pagando 180 sterline, mi sembra che sia, cosa che io ho fatto per fare Amazon FBA. Tra l'altro l'ho anche parlato nel video FBA, perché vi serve un brand ufficiale registrato oggi per vendere su Amazon. E lo registrate, potete registrare tre tipi di brand: immagine, quindi visivo, testo e suono. Quello che potete fare è di registrare sia il nome del brand e sia il logo. Ovviamente pagherete per ogni copyright, per ogni trademark registrato. Potete farlo anche in Italia, ora non so esattamente la procedura in Italia, però per lui che è quella, potete registrarlo in vari paesi. Fatto questo, potete anche semplicemente registrarlo in un altro paese, credo che abbia valenza europea, però non vorrei dirvi cose sbagliate, dovete andare a vedere. Ma tornando a noi, una volta registrato un brand, potete fare una richiesta ancora più forte. Scusate ragazzi, mi ha chiamato il corriere perché aspettavo un pacco Amazon che arriva dopo. Stavo dicendo prima dell'interruzione che vi dà un'immagine più forte. Registrate, potete agire in modo più forte, perché potete fare delle querele per violazione di copyright ufficiale, perché se vi copiano il logo, vi copiano il nome, vi stanno facendo una violazione molto grave. E potete anche portare alla chiusura del sito, eventualmente non avete risposto. Ma registrare un brand ha tante altre utilità, perché comunque
se avete un brand che vi fattura 100k, 50k, 30k al mese, dovete proteggerlo. Potete registrare anche il prodotto, il brand del prodotto, il disegno per non farvelo copiare. Poi ovviamente ve lo copiano lo stesso, perché come vedete dalla Cina arrivano copie di tutti i tipi, ma intanto è un passo doveroso se superate certe cifre. Bene ragazzi, spero che la mia storia vi sia servita, che vi possa servire per proteggere il vostro sito. Ricordate di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati. Parlo di finanza personale, e-commerce, dropshipping e pubblico 3 video a settimana. Ti aspetto al prossimo video, grazie di avermi seguito, ciao!